crediamo che le forze di polizia e dei carabinieri debbano essere impegnate diversamente rispetto a una scorta, da quello che si è percepito, nei confronti di Belen Rodriguez. Penso che possa pagarsi eventualmente delle guardie del corpo se avesse paura della sua incolumità, ma comunque noi abbiamo chiesto sia alla Corte dei Conti di verificare questi aspetti, sia al Ministro della Difesa di darci delle risposte, perché la vicenda, cioè vedere una foto con Belen Rodriguez circondata da quattro carabinieri che la scortano, ci pare essere veramente qualcosa che vada al di là dell'accettabile qui in Italia. Penso che chiunque abbia visto quella foto che ritraeva questa attrice circondata dai carabinieri abbia avuto una percezione di come lo Stato italiano, la pubblica amministrazione che noi paghiamo quotidianamente attraverso le nostre tasse, abbia da domandarsi sulla giusta attività che deve svolgere e l'ottimizzazione delle risorse, perché i soldi che ogni mese paghiamo di tasse e che ci vengono sottratte dallo stipendio non sono pochi soldi, sono tanti, e questi soldi sono preziosi per costruire le strade, per dare gli stipendi alle forze di polizia, ai maestri, a chiunque opere nell'ambito della pubblica amministrazione. Vedere che le forze vengono impegnate in questo modo ci lascia veramente amareggiati.